Ed eccoli arrivati al portale. Questa volta sono Duncan e Lila ad andare nel mondo alieno insieme a Marley. Ma Duncan e Lila hanno poco interesse nel conoscere Marley perché hanno bisogno di romanticismo. Quindi Marley, per conto suo, se ne va in giro a raccogliere frutti e fiori del mondo alieno e a scavare perché è molto incuriosito da tutto ciò. E vediamo cosa scava qui. E poi soprattutto lui è interessato dalle piante di frutti, dalle piante di alberi, dagli alberi. Ecco, per esempio, questo qui raccoglie i fiori zannuti, dice chissà che in cucina non mi possano servire. Questi cosa sono? No, i cristalli gli interessano poco, a lui interessano i fiori, i frutti, tutto ciò che potrebbe servirgli per la cucina. E va in giro a cercare. Vediamo dove sono. Lui cerca, cerca. Dov'è finito adesso? È lì, sta scavando, muy bien. E cerca Marley, vai qui, vai qui. Poi vedi questo qui, ma non ti interessa il diode, non è roba che si mangia. E il nostro Marley è alla ricerca di cose commestibili. Per esempio, vediamo cos'è questa pianta con aculei, Marley. E comunque questo mondo alieno a Marley piace tantissimo, piace veramente tanto. Dice, spero di essere io a venire per primo. Poi osserva cespuglio di steli, osserva un po' tutto. E poi se c'è altra frutta no, non lo può raccogliere questo, osserva, può solo osservarla. Insomma, lui è interessato a queste cose. Ah, Duncan ha mollato lì, c'è rimasta Lila, non è nemmeno Lila, niente. L'hanno proprio abbandonato, sono andati a fare fichi fichi da qualche parte. Ecco, osserva cespuglio di steli, così poi racconti una volta che sei tornato alla... Guardate come sta bene Marley con questa tuta. Il giorno del rimborso, no, terminiamola, non ha senso la festività del rimborso qui. Non ha nessun senso. Dove? Qui nel mondo alieno non possono comprare nulla. Osserva e da raccogliere, però purtroppo ha trovato poco, ha raccolto solo il fiore zannuto e lui voleva invece trovare qualcosa di speciale da portare a Ava e vediamo cosa ricavi dallo scavo e cerchiamo altri fiori, frutti, alberi. Ci dovrebbero essere altre cose da raccogliere, Marley. Qui l'ha già raccolto, il fiore zannuto, albero tentacolare. Osserva, non si può raccogliere più niente qui sul mondo alieno, si può solo osservare. Comunque, Marley. Guardate che meraviglia, qua la meteorologia non c'entra, è un altro pianeta ovviamente, qui non ci sono le stagioni, ma guardate questi laghi di lava, questi cristalli, è veramente molto bello. Quindi se ne torna a casa Marley a raccontare al resto della compagnia cosa ha visto su Sixam. Buongiorno a tutti, questa volta è Marley che ha ricevuto la telefonata ed è felicissimo Marley perché dice chissà, vedrai che sul pianeta alieno trovo
nuove cose per preparare Interessante. cibi sempre più Guardi, raffinati, per cui è veramente felice ed è pronto a partire. Indossa la sua tuta e aspetta che lo vengano a prendere. E tutto è tornato normale. Marley ha raccontato un sacco di cose sul pianeta Sixam. Perché lui non è molto discreto, è uno che quando è entusiasta racconta, gli piace raccontare e non vede l'ora di regalare il fiore zannuto alla biologa, a Gwen, perché beh, insomma, lui lo vuole regalare a una donna. Solo che adesso mi sa che è meglio se vai a Nanna, no. Va bene, non andare a Nanna, fatti un quadro. Allora lui, cominciamo a far lavorare lui. Ah, giusto, i voti. Dunque, lui, Marley doveva arrivare a tutto il 7. Allora vi dico le votazioni che ho ricevuto. Manu B 322 ha votato per Viviana, Gwen e Marley. Chiara Chennell ha votato per Alma. L'alchimista di fuoco per Viviana, Gwen e Lorenzo. Red Dragon ha votato per Kim. Rita Gasparini per Kim, Lorenzo e Jacopo. E Stella Chiara per Kim. Quindi il vincitore di questa settimana è Kim con 3 voti. Kim ha avuto 3 voti. Perciò, allora, Marley ha avuto un solo voto questa settimana. Per cui Marley deve fare il 7 che l'ha praticamente finito, adesso glielo facciamo completare, più una tacca dell'8. Ragazzi, attenzione a Marley, perché poi lui è stato veramente entusiasta, prepara un pasto da gourmet e mi prepari per una volta tanto, preparami una torta, va. Jacopo deve fare un'attacca perché ha ricevuto un voto, quindi appena si sveglia gliela facciamo fare dopo avergli fatto fare anche la pipì. Usa. Sta dormendo, ancora tanto sonno? No, è già bello pieno, quindi deve fare un'attacca. Lorenzo deve crescere, doveva essere a metà di 4 di abilità, giardinaggio a metà del 4, deve fare, ha avuto 2 voti, quindi deve fare 2 tacche, finire il 4 e una tacca del 5. Poi chi c'è? Gwen è arrivata a completare tutto il 6, ha ricevuto altri 2 voti, deve arrivare a 6 e mezzo. Viviana, manualità, doveva essere a 3 tacche e 2 terzi e ha avuto 2 voti, Viviana, quindi deve terminare il 4 e fare una tacca del 5. Kim, che ha avuto 3 voti e che era messo come Viviana in manualità, 3 tacche e 2 terzi, ha avuto 3 voti, deve completare il 4 e arrivare a metà del 5. E Maddy non ha ricevuto sì, Maddy ha ricevuto un voto, giusto? No, Maddy non ha ricevuto voti, quindi Maddy rimane a riposarsi. E Alma ha ricevuto un voto. E quindi deve crescere, deve praticamente finire il 2. Doveva essere, infatti, Alma doveva essere a 2 terzi del 2, è andata un po' oltre, finisce il 2. Ok, adesso hanno fame, almeno Alma ha fame. Marley, hai preparato, amor mio? Hai preparato? Bravo, ha preparato la torta. Mangiane un pezzo, chiama a tavola tutti. Per carità, avanti, venite a mangiare questa meraviglia di torta che ha fatto Marley, il quale vi ricordo deve arrivare ad avere un terzo di tacca in più. Ecco, Alta Cucina, lui è già qui, praticamente ancora un pezzettino e con lui siamo a posto.
Lorenzo, Lorenzo, cosa c'è? Stai bene? È tutto a posto? Allora ti puoi fare il tuo quarto di tacca in carisma. Quindi Lorenzo più uno, più due, no, no, no. Per cui devi terminare il 4. Devi terminare il 4. E un terzo del, qui praticamente doveva fare due terzi del 4, quindi termina il 4. Mi fa morire che fanno il e no, Lorenzo, questo era Jacopo. E Lorenzo, anche tu ti devi dare da fare, tesoro, ma hai sonno, per cui tu vai a nanna, vai a dormire, dormi e poi ti farai il giardinaggio. Gwen, che ha terminato il 6 di giardinaggio, Gwen deve fare metà del 6, cioè due terzi del 7, ma lasciamola dormire perché è stanchissima. Solo che Marley non vede l'ora di dargli come regalo il fiore zannuto. Marley, perché dormi così, amore? Dormi bene nel letto, eh? Lo so che è difficile dormire con tutta questa gente che chi fa il carisma, chi chiacchiera, però è così, è. Allora, Kim oggi deve andare avanti di tre terzi, cioè un terzo per tre. Ed è praticamente ha già dormito abbastanza, per cui aggiornami qualcosa, aggiorna, non ci sono più pezzi di ricambio. Allora tu ti svegli, Lorenzo, e mi ordini un po' di pezzi di ricambio. Ordina, acquista le parti per l'aggiornamento. Così ce n'è per tutti, per aggiornamento idraulico 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, e così puoi aggiornarmi anche questo. Aggiorna, aggiungi l'autopulizia. Ok, mano a mano che si svegliano, intanto tu potresti giocare a freccette. Gioca con Alma che è libera. Deve farsi solo un terzo di tacca. Oh, che bello, qui c'è da diserbare. Lo facciamo fare a Lorenzo, che deve crescere di un terzo 3 volte di tacca, perciò deve arrivare a finire il 4 e a fare 2 terzi del 5, così estirpa le erbacce. Appena si sveglia, poverino, non vogliamo schiavizzarlo. Alma, ecco, sta venendo a giocare a freccette e gli altri dormono tutti. Marley deve solo prendersi il suo punticino e Lorenzo sta ancora dormendo. Lasciamolo dormire, se no poi è stanco. Vediamo chi vince la battaglia a freccette fra loro due. Vediamo chi fa più punti. Forza ragazze, su, tocca a Alma. Hai fatto 2 punti, Maddy, non è granché. Vediamo Alma cosa fa. Buono, ha preso il 1. Non capisco il punteggio, come va, vediamo, eh. Zacchete 2. Beh, non è. Praticamente ha fatto 3. Ah, però. Vediamo come funziona. Sì, Alma va in bagno, sì. Ehi là, ha fatto centro, Maddy. 4 punti. Bravissima, sta vincendo Maddy. Le bollette. Molto divertente. Kim sta aggiornando. Oh, teniamo d'occhio Jacopo, che doveva arrivare a... Basta, basta,
Carisma, no, ancora un pezzettino, un terzo del 5. Quindi va bene, siamo sotto controllo. Lui con la manualità è cresciuto, vediamo, sì, è arrivato a 5 e deve arrivare. Lui era arrivato a 3 più 2 terzi, giusto? Quindi a metà del 4. Deve finire il 4 e fare due tacche del 5. Ma cos'è che sei disturbato? Hai fame, tesoro? Prenditi, mangiati sta zucca violina, va? Che non so chi l'ha lasciata qui. Mangia vellutata di zucca violina. Jacopo, dobbiamo tenerlo d'occhio. Dai, quasi Jacopo, ancora un pezzettino. Lei deve finire il 4. Sì, deve finire il 4 e un pezzettino del 5. Hai dormito? Tutti fame hanno. Allora, facciamo una cosa. Chiamiamo tutti a tavola. Così mangiano una volta tanto insieme. Apri, mettiamo in tavola gli spaghetti primavera. E chiamiamo tutti, ah, ce ne sono due di porzioni. E chiamiamo tutti a tavola. Chiama a tavola, forza, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Mangiate tutti, tu Alma vai pure in bagno, no, questo è degli uomini, vai pure in bagno, usa e tu Alma usa questo allora, fai la cacca furente, mizzica questo della cacca furente, anche Maddie aveva bisogno di andare in bagno, usa. Andiamo in città, come no, nella città di Sixam. Oh, Marley forse ora può regalare, usa Marley e regala il fiore zannuto a, che glielo facciamo piantare subito a Lorenzo. No, Lorenzo deve estirparmi le erbacce, ci metterà tanto tempo, per cui così vediamo se c'ha quella macchina per estirpare le erbacce. Oggi fa caldo, rovente, certo ci sono le radiazioni fuori, il clima è rovente, non possono nemmeno uscire a vedere se è rovente. Ok, dai Marley, hai dormito abbastanza amore, su, basta, dobbiamo regalare il fiore a Gwen e tu Lorenzo, basta, ma stai sempre a dormire però. Basta, devi estirpare tutte le erbacce e vediamo se c'ha l'apparecchio per estirparle. Estirpa le erbacce e vediamo quanto vai avanti. Lorenzo deve arrivare a 1 più metà del 5. Tutte vesciche deboli. Basta, basta, basta. Oh mamma mia. Tu basta. No. Ma no. Cosa ho fatto? Basta tu. Basta. E Lorenzo invece estirpa le erbacce. Ho sbagliato. Estirpa le erbacce. Gwen, vai. Usa. Usa, ce n'è un altro, ma perché state lì a saltellare come polli? Prendi una porzione, Maddie non deve fare niente, mentre Marley deve farsi un altro pezzettino di tacca, proprio poco poco poco, piccolo piccolo piccolo. Per cui Marley, tu servi una colazione, prepara un pasto da gourmet leggero, una cosa veloce, un'insalata caprese, porzione, formato festa. Lorenzo sta estirpando le erbacce, Gwen deve mangiare. Lei, ok, tutti la pipì devono fare, usa e poi me la aggiorni.
tu non hai i pezzi di ricambio, certo, te ne faccio dare un po' da lui, dal suo inventario, però ne usano parecchi, eh? Uno, due e tre. Aggiorna e aggiungi la... No, no, tu non puoi nel bagno delle donne. Viviana, aggiorna e aggiungi l'autopulizia. Ok, adesso vediamo. Alma, come sta? È messa benissimo? Sblocca. Sblocca la porta e fatti la tua tacca di allenamento, una sola tacca. Quindi deve praticamente finire il 2 e un pezzettino del 3, perché il 2 in teoria c'era un terzo, qui era andata un po' troppo avanti. Ok, Marley, 8 basta così. Ok, mangiala. Lorenzo, Jacopo, Carisma, sei andato, giusto. Lorenzo, abbiamo detto che deve finire il 4 e fare una tacca del 5. E Gwen, se stai bene, amore, come sei messa? Sì, adesso stai benissimo. Gwen, devi fare più due tacche anche tu. Quindi, Marley, dai il regalo a Gwen. Discuti, buffo, romantico, dai il regalo, regalo amichevole, e le dai il fiore zannuto. Amichevole, dai il regalo, regalo amichevole, fiore zannuto. È bellissima sta cosa che possono farsi di nuovo i regali. Le è piaciuto, dai, va bene. Ok, allora Gwen, pianta sto fiore zannuto e lo pianti qua. Gwen, dov'è il fiore zannuto? Eccolo qua. Ah, ci vuole uno. Vediamo se lo può piantare. Non lo può piantare. Perché non lo può piantare? Perché vediamo se qualcuno ha fatto una fioriera. Qui non ci sono fioriere e qui non ci sono fioriere. Va bene, allora facciamo costruire una nuova fioriera a Kim. Costruisci un mobile, un fioriera da giardino. Lui sta andando avanti con il giardinaggio, deve fare due tacche del 5 e Gwen invece cosa fai tu? Tu innaffia tutto, raccogli tutto e innaffia. Sì, ma non è che sta raccogliendo tutto, eh? Raccogli carote, vendi carote, innaffia tutto. Vai, che anche tu devi crescere di 2. Bene, gli altri si stanno divertendo. Allora, riassuntissimo. Riassuntissimo, lui, alta cucina, è arrivato dove doveva arrivare. Jacopo è arrivato in carisma dove doveva arrivare, anche oltre. Gwen adesso ci arriva. Lorenzo sta arrivando piano piano. Gwen, non ti incantare, innaffia tutto, ti ho detto. Innaffia tutto. Gwen deve arrivare a due tacche del 7. Marley è arrivato, l'abbiamo visto. Viviana, manualità. Viviana doveva arrivare a metà del 5, quindi adesso le facciamo aggiornare anche
Vediamo se può aggiornare la doccia. Aggiorna. Sì, applica il regolatore. Kim in manualità doveva arrivare a 5 e 2, 3 volte 2, 3 terzi, a 5 e sì, era a 3 e 2 terzi, doveva arrivare a 5 e 2 terzi, quindi a metà del 5, perciò anche tu aggiornami la doccia. Aggiorna il flusso e sta facendo, se non sbaglio, la fioriera. No, niente fioriera. E io vi saluto e la prossima volta avranno e Alma, forma fisica, ha già finito. Sì, ha già finito perché doveva fare un terzo, ma l'altra volta era arrivata oltre. Lorenzo arriverà tranquillamente al 4 e 2 terzi come deve arrivare perché ce n'ha ancora da estirpare. Ok, stiamo facendo tutto e per ora chi è in testa è il signor Marley. Attenzione a Marley che è arrivato a 2 terzi. Ha fatto un terzo in più, eh? Vabbè, glielo toglieremo la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, ciao ciao!